Sempre vendita aperta, quindi abbiamo già capito alcune cose, però così come lo vedete oggi, se glielo dico, così come lo vedete oggi è solamente la metà di settimana scorsa, però ci sono alcuni punti che sono sicuramente già dei grandi successi. Tutta l'area della salumeria servita, dove abbiamo messo i polli e così via, tutta l'area intorno è un ottimo successo, tutta l'area del pet food ci sta andando bene il test, siamo contenti. Anche il mondo bio, abbiamo fatto delle scoperte, abbiamo messo 1000 articoli nel mondo bio che là in fondo. È un settore che sapete funziona, è un settore dove penso che anche la grande distribuzione può dire la sua, perché possiamo avere prodotti di sicurezza come gli specialisti e li possiamo offrire con un pricing onestamente più competitivo. Nulla contro il pricing degli specialisti, ma il nostro è più interessante. E quindi penso che abbiamo uno spazio. Quello è un altro settore che sta funzionando bene. La logica è stata, soprattutto nel non food, di ridurre e uscire da quei settori che sono dominati dai category killer, è evidente. Qui dentro, se venite, c'è un puccialista del brico un po' prima e ce n'è uno qualche chilometro dopo. Evidentemente vendere un impianto di irrigazione sofisticato, onestamente, è meglio che lo venda lui, no? Però ci sono altri settori, anche l'automobile, per esempio, nell'automobile qui c'è un'ottima offerta. Abbiamo un'offerta di pneumatici fatta in convenzione con Pirelli, per cui tu compri le gomme, te le montano qua direttamente a prezzi interessanti. E quindi ci sono tutta una serie di piccole innovazioni che poi se girate potrete vedere che sono interessanti. Sicuramente faremo a Carugate, che è quello, il nuovo centro commerciale che c'è a Est, e a Sago, che è a Milano Fiori.